Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti strettamente connessi tra loro. Nella misura in cui dico no alle suggestioni del diavolo, il diavolo è colui che divide, sono in grado di dire sì a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui nei pensieri e nelle opere. Il diavolo divide, Dio unisce sempre la comunità, la gente, in un solo popolo. Non è possibile aderire a Cristo ponendo condizioni. Occorre distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare davvero altri. Noi, e qualche gente che non si sa bene il profilo che ha, è sempre è riuscita a cavarsela bene, ma non chiaramente, diciamo, questo va bene con Dio e col diavolo. È vero, diciamo questo. E no, questo non può andare. O stai bene con Dio o stai bene col diavolo. Per questo la rinuncia e l'atto di fede vanno insieme.